Nicolò, sì, sì, aggiungo così una nota su quello che ha detto tra l'altro Terry, grazie a Terry ieri al Corriere, e ci sempre il Corriere per un po' così, ci piacciono anche gli altri, così le altre cose. Colpa diceva che insomma, in vista anche forse di questo appuntamento conferente che sono quali che hanno fatto l'argomento, oltre a dare risposta a quello che è arrivato, ma ci sta tra le domande, cioè chi state rappresentando, lui dice forse va cambiata la cosiddetta narrazione renziana, forse in quella stata finora non si riconoscono tutti, per quello si domandano chi state rappresentando. Ma io cerco di stare in 5 minuti davvero. Si può fare così, cominciamo dall'organizzazione. Io credo che l'unità del partito che ha posto alcuni interventi sia davvero una delle questioni più serie. In un partito unito però bisogna anche avere una forma organizzativa che consenta alle diverse anime di confrontarsi e di trovare quanto più possibile una sintesi. Io sono convinto, faccio una proposta, che occorrerebbe costituire un ufficio politico che lo costituisca a tutti i livelli di segretario nazionale, regionale, di federazione, sentiti tutti, e dentro quell'ufficio politico composto da non più di 15, 20, dopo 30 persone all'assemblea, la linea politica si discuta, si affrontino i temi, ci si confronti, fermo restando che poi c'è il leader eletto, nominato, e c'è la direzione che caso si presta quando ci sono contrasti a dover intervenire per sancire qual è la linea maggioritaria. Direzioni che, come sapete, discendono dalla percentuale di voti che ha preso il leader a livello nazionale, a livello regionale e a livello di federazione. Se però tu non trovi un modo per ricostruire un gruppo di dirigenti riconosciuto di quel partito a tutti i livelli e lo costringe a discutere in maniera unitaria, a dibattere, a trovare punti di mediazione, io credo che questi strappi continui rischiamo di averli, e alla fine è lo stesso leader nazionale che ci rimette, è lo stesso partito nazionale che ci rimette. Oltretutto, se questa proposta che io lunedì farò andasse avanti, sarebbe anche un modo per vedere chi vuole strappare il bimbo o chi vuole tenere insieme. Certo, non si possono allargare la segreteria, che la segreteria oggi è uno staff del segretario e io non entro in uno staff del segretario. Ma se ci fosse un ufficio politico che rappresenta la pluralità di questo partito, è giusto che anche chi pensa in un modo diverso o altro ancora vada e contribuisca a fare questa discussione. So come andrà a finire lunedì, devo essere franco, Renzi farà una bella introduzione perché di questo è capace. Poi ci saranno 2 o 3 interventi e poi io ci ho convocato la sera a riunione della direzione regionale e poi noteremo una mozione, se io faccio in tempo a votare, essendo anche disciplinato per la votare le mozioni di maggioranza. Però questo non è un partito di risultato, questo è un partito liderista. Bisognerebbe su questo vedere se riusciamo a fare una mossa diversa. Io me lo auguro e per questo vorrei provare a combattere. Altrimenti queste impuntature, questo gioco di specchi che a volte vedo rischia di riprodursi continuamente. Parliamo del referendum istituzionale o costituzionale. Io sono d'accordo sulla linea di chi dice apriamo la discussione a Firenze, abbiamo un fattore di costituzionalisti, riformisti e renziani, oltretutto, che ho incontrato, i quali dicono insomma, attenti perché qui c'è un problema, attenti ce n'è un altro. Non facciamo del giudizio di Dio, discutiamo, io sono favorevole anche perché abbiamo avuto 6 passaggi in Parlamento. E anche perché ricordo che quando è stata iniziata questa legislatura il discorso del Presidente della Repubblica fu chiarissimo e applaudito da tutto l'emiciclo riunito in Camera dei Deputati. Dobbiamo fare questa la legislatura delle riforme. Che colpo sarebbe non per il governo, ma per la politica, per l'assetto rinunciare alle riforme. Io dico che le riforme però costituzionali non sono un evento, sono un processo che inizia il giorno dopo che la riforma sarà votata. Poi ci saranno le leggi che daranno attuazione a quella riforma.
vogliamo cominciare a discutere qual è quindi l'assetto e ascoltiamo, dibattiamo. Certo, non è una cosa io sono favorevole, credo che vada fatta, altrimenti significa un'attività di dittatura e di impegno. Adesso penso di essere stato chiaro. E per quello che riguarda l'organizzazione, credo che dovremmo tendere di più a valorizzare il ruolo degli iscritti, trovare un modo perché gli iscritti siano consultati, anche magari con forme moderne di consultazione, utilizzando il web, insomma il partito, diciamo la verità, troppo spesso si riduce a un leader o un'assemblea e troppo spesso si riduce ad essere quello che in campagna elettorale, per le amministrative, per le regionali, organizza le varie fazioni per promuovere l'elezione di una persona piuttosto che un'altra. Un partito così, io credo, non è quello che possiamo avere. Certo, molte cose sono cambiate, io stesso capisco che i vecchi partiti di massa non sono proponibili, ma un conto è solo i vecchi partiti di massa e un conto invece impegnarci per avere iscritti, militanza, rapporti con la società. Ad esempio sarebbe interessante che forse imitando un po' il modello anche delle socialdemocrazie e dei laburisti stabilire dei collegamenti con pezzi di associazionismo culturale, sindacale, con cui concertare l'opera di consultazione. Guardate, noi siamo un partito che da solo non ce la fa a fine tutto quello che si muove nel mondo. E se pensiamo di essere totalmente autosufficienti perché abbiamo un leader, un giorno ci rischiamo di girarci e di scoprire che siamo rimasti drammaticamente soli. L'ultimo punto, io non vorrei aprire la discussione che già una volta è stato fatto del rapporto con i sentimenti. Io credo che però noi abbiamo bisogno anche dei singoli di assumerci il carico di una rappresentanza sociale. I sentimenti produttivi, quando facevo la proposta anche di rivolgerci al capitale sano, quello che investe per un'alleanza anche sugli investimenti, sono per noi un punto di riferimento fondamentale. Dico che questo però non è sufficiente se non lo colleghiamo anche ad una voglia di rappresentare quel mondo che storicamente per noi è stato il mondo del lavoro dipendente e quella parte importante dei precari, dei marginati, che la società e questo capitalismo tendono a riprodurre sempre di più. Una volta ci troviamo, adesso mi pare che non ci troviamo più, con la stessa capacità di sintesi e anche con la stessa nettezza di messaggio. La dico in modo molto brutale, nessuno me ne vuole. Su questo noi non possiamo proporre la pioggia a tutti i sindacati, perché perdiamo le elezioni. Marchionne ha uno stipendio da 60 milioni di euro che darebbe lo stipendio di un anno intero ai lavoratori della pianta di Pontedera. Avrà fatto il suo mestiere, benissimo, io tutti i giorni faccio il presidente di regione e incontro tutti gli imprenditori e le multinazionali, ovviamente, perché altrimenti non potrei fare. Lo so cos'è il governo, ma non mi voglio identificare però con chi comunque sta in un altro mondo, sta dall'altra parte, ha un altro ruolo. A me preme prima di tutto il continuare a rivolgere a quel popolo il fatto di sentimenti positivi che investono. E anche tra questi bisogna distinguere, sono d'accordo, noi abbiamo molti imprenditori in Toscana che hanno chiuso la loro azienda, si sono messi i soldi in finanza e hanno licenziato il governo. Quelli non sono amici e fratelli nostri, mentre sono amici e fratelli nostri gli imprenditori che si sono ipotecati la casa per continuare a fare il lavoro al governo. E su questo bisogna ritrovare un filo. Noi non possiamo attirarci troppo sull'esistente, cito Cacciari per questo, mi metto al riguardo, perché sennò non vorrei essere fra il testo superato il tempo. Cacciari dice, ha stravinto il capitalismo, ha detto così Cacciari. C'è una voce che si leva, mi sembra, forse grazie all'Italia, insomma, e al fatto che abbiamo di casa la Chiesa Cattolica, ed è la voce del Papa, ci sarà un perché la Chiesa riprende una critica morale al capitalismo. E pensate davvero che la gente cambi tutti i giorni opinione su chi votare, perché una volta comunica bene X
l'altra volta comunica medicale, forse sì, ma forse anche no, e forse per la maggior parte no. Io penso che in questi punti si produce, si riproduce una profonda insoddisfazione per l'assetto di cose esistenti. Un partito che vuole essere di sinistra, che è una sfida che io lancio volentieri anche alle varie componenti, secondo me aveva proprio un nome, riprendere la capacità di criticare questo assetto di cose, non identificarsi, ma andare oltre. E questo nome in Europa si chiama socialismo. Noi veniamo da esperienze diverse, ma intorno a questo nome, ad una critica dell'esistente, è interessante che il tema sia stato posto dall'intervento di Libera e quindi fermo. Noi dobbiamo, nel prossimo congresso, questo tema provare l'accento, perché non basta essere coloro che provano a gestire un po' meglio lo stato di cose esistenti. Non cominciamo con nessuno. Ci proviamo, dobbiamo una grande fatica, e quando arriviamo in fondo, se non guardiamo un po' oltre, io penso rischiamo di andare a finire come ci capita purtroppo in un angolo. Riprendere questa dimensione che non si fa schiacciare sulle cose, basta, sulla gestione e sui programmi, insomma, e su una pratica necessaria. Io non faccio il presidente, sono un riformista, però non posso come dire, non avere nel mio bagaglio, nel mio profilo culturale, un'idea di critica a questa società, è un'idea di un qualche superamento, non del mercato, ma dei rapporti tra politica ed economia, di come si ridistribuisce la ricchezza. Questi temi fanno parte di nuovo del nostro linguaggio, noi se no non riusciamo a farci. Scusate.